ragazzi, eccoci oggi un'altra bella avventura. Seguitemi, che qui siamo in un posto dove negli anni 60-70 si facevano delle feste i signoroni della zona. Mi hanno raccontato così. È un'avventura eccezionale! Poi tra l'altro qui ho la nuova pala da provare, bella, e il mio fidato Golden Mask GM1. Adesso lo accendo, asta telescopica in carbonio. Ecco, nell'altro video che ho fatto al mare mi avete mandato dei messaggi e chiesto delle cose molto importanti. La differenza fra le bobine, che in tanti chiamano piastra sbagliando, si chiamano bobine, la differenza fra bobine grandi e bobina piccola. Allora, io ogni tanto, se avete delle domande da fare, sono le benvenute, che io vi rispondo volentieri, perché vendo i metal detector da 27 anni e li conosco bene. Qual è la differenza fra le bobine grandi e le bobine piccole? Allora, se uno va in ricerca di monete medio-grandi o grandi o oggetti ancora più grandi, tipo militaria, la bobina grande è più utile, tipo questa è già una bobina professionale di 11x13, 11 pollici per 13 pollici vuol dire che è circa 27 cm per 33 cm ed ha la massima potenza e le massime prestazioni. Quando è che si usa la bobina più piccola? La bobina più piccola, che può essere una 7 pollici o una 8 o una 9 pollici, quale va bene? Va bene se uno fa la ricerca di oggetti piccolini, tipo anellini, tipo catenine. Più la bobina è piccola, più sensibile agli oggetti piccoli, però naturalmente è meno potente per le monete e gli oggetti grandi. Allora, l'apparecchio è pronto, lo accendiamo e adesso venite con me. Venite con me che andiamo a cercare gli oggetti degli anni 60-70. Vediamo cosa ci può essere, perché saranno sicuramente passati in tanti. Vediamo cosa ci può essere. Accendo l'apparecchio. Display grafico. Il display grafico è molto importante averlo, perché indica più o meno, grazie alle piramidine e ai raster di frequenze che dà, indica e dà molto aiuto su cosa potrebbe esserci sottoterra. Qui è già regolato, è già stabile. Discriminazione la tengo poco oltre il ferro, sensibilità la tengo quasi al massimo, ma non troppo. Volume del ferro basso, 1 o 2, volume generale al massimo. Bene, andiamo. Come dicevo sempre, raso terra, poi vediamo cosa ci potrà essere. Questo è un posticino. Guarda, cameraman, che bel posticino che c'è. C'è qualcosa, speriamo che sia in superficie. Beh, cosa c'è? Dura sicuro. Ecco, vieni a vedere, cameraman. Vedi il display? Prova, aspetta che provo ad andare un po' giù. Il display segna lungo tutto quanto
segna lungo tutto quanto il quadrante, perciò vuol dire che è ferraccio. Allora non sto neanche dietro a scavare, potrebbe essere una della ruggine. Io normalmente vado piano, così sento meglio i suoni. Sentite com'è stabile questo Golden Mass DM1. Io lo adoro perché lavoro molto bene, non costa tanto, sui 240 euro, e ha tante funzioni, display grafico, se la cava bene come potente. Questo è un bel suono. Vediamo. Va bene sta pala qui. Facciamo la divisione. A me piace centrare col metal detector. Pinpointer. Per ora non sento il bisogno di utilizzarli. Che cos'è? Ah, stagnola. È stagnola. Chiudiamo i buchi. Oh, qui mi dà un suono, un suono molto 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 basso. Senti, fa tac tac. Sì. Aspetta, ma che proviamo a guardarci per sicurezza. Quando i suoni, è un suono che sembra molto profondo. Vediamo. Senti che fa tac 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 tac. Ma cosa ci sarà? Ci sarà roba piccola. Infatti il display mi segna ferro, però fa una bella piramide, pur essendo ferro, fa una bella piramide, può darsi che sia una cosa arrotondata. Aspetta, ma allora in questo caso qui, se io voglio rilevare anche il ferro, perché sembra una cosa arrotondata facendo una piramide stretta,
abbasso la discriminazione. E poi ripasso. Oppala! Vedi? Abbassando la discriminazione si vede il display grafico e adesso segna. L'esperienza ci aiuta. Cosa ci sarà qua? Cosa c'è? Che suspense. Siamo in suspense. Ah, deve essere lì. Vedi? Deve essere qui per forza. Vediamo. È ancora lì. Ma cosa c'è? Cosa c'è? Qui c'è tanta curiosità per vedere cosa ci può essere. Vediamo se l'abbiamo tolto. L'oggettino. Qui c'è un suono. Oh, vedo qualcosa, eh. Cosa vedi? Fa vedere! Ma pensa a te. Ma guarda, guarda quanto lo sente potente. Guarda quanto lo sente potente un oggettino così piccolo. Fatta roba. No! Bello! Ma che cos'è? Oh! Ma questo è un orologetto degli anni 60! Mettiamolo a fuoco, mettiamolo ma a fuoco. Ma pensa che fosse forse di una donzella. Oddio, donzella, non so mica se è ancora donzella. Sarà di una donzella, questo si vede che era di una donzella e l'ha perso, sfortunatamente l'ha perso. Magari è venuto col suo ragazzo a questa festa dove mangiavano, c'erano le tavole tutte belle imbandite. Che spettacolo, bello. Oh, ma abbiamo scavato, eh. Addirittura ho sentito un suono minimo guardando sul display che era un triangolino buono. Anche pur segnando ferro, infatti è ferro, e abbiamo fatto bene a guardare la suonata, perché l'imprevisto è sempre all'agguato e guarda qua cosa abbiamo trovato. Bene, chiudiamo il buco e poi andiamo avanti per la ricerca. Allora, adesso rimetto la discriminazione perché se vado in giro il metal con la grande potenza e sensibilità che ha lo strumento, dopo suonerebbe tanta roba. Guardo comunque i segnali bassi, guardo se sono dal display grafico, guardo se sono oggetti buoni probabili. Io vado piano e tengo
la bobina raso terra al terreno, così più scabassa e più va a fondo. Comunque, visto Cameron che potenza che ha, un oggettino è potente, lo sente a 30 cm. Scherza mica. Oh, ostia, questo qui suona bene. Oh, aspetta mo, aspetta che mi faccio dalla larga. Vedi, ai lati non suona. Io mi alzo per trovare il punto mediano. Qui non suona, qui non suona, qui non suona. Ecco, è proprio qui in centro. Ah, vediamo cosa ci riserva la sorte, la fortuna, eh? Vediamo. Però bella sta palla qui. Funziona bene. Oh, aspetta, no, che guardiamo. Cosa ci sarà qui? Cosa ci sarà qua, eh? Cosa ci sarà? Ci guardiamo. Cosa ci sarà qua? Per me, secondo me c'è una moneta. Beh. Aspetta, fa vedere. No, ma pensa sì, te. Ma lo volevo trovare col cercametalli. L'hai già visto? Va bene, ciò, era qui. Va bene che c'hai la vista buona, ma fa vedere che cos'è. Bello, 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 bello. Aspetta che metta fuoco. Una bella medaglietta votiva devozionale. Una bella medaglietta votiva devozionale. Non ho voglia di mettere a fuoco. Aspetta che metta fuoco. Bisogna metterci la mano dietro. Ecco. Oh, questa è una bellissima votiva devozionale degli anni 70. Valore 100 euro. 100 euro! Ha un valore inestimabile perché è devozionale. È una votiva che non se ne trovano. Abbiamo avuto la fortuna di trovarne una. Che spettacolo. Bene, dai. Adesso andiamo avanti, taglia e rimonta il video, è già 2 orette che siamo in giro. Richiudiamo il nostro buco, chiudete sempre i buchi che dobbiamo essere ambasciatori dell'hobby e del pulito e dell'ordine. Tenete dietro il badile perché altrimenti se lo tenete vicino vedete che fa delle false suonate e suona il badile. Qui fa cloc cloc, allora, qui fa cloc cloc, però prima il display grafico a fare cloc cloc mi diceva la piramidina buona, unica, qui invece mi fa tante piramidine, segno che è ruggine. Vedi, anche qui è a cavallo del buco, cioè vuol dire che è mezzo ferro, perché mi segna nella banda del ferro sinistra, e la piramide è un po' sfarastagliata. Io sarei indeciso a scavare. Cosa c'è?